Ferruccio De Bortoli arriva a Ligure per presentare il suo ultimo libro, un libro che ha già destato qualche polemica, un libro anche coraggioso, qualcuno ha detto. Innanzitutto è un libro di memoria, cioè riassume un po' frettolosamente qualche volta, insomma, per sommi episodi, insomma, per ricordi personali, 40 anni di vita professionale, e cerca ovviamente di ricostruire un po' la dinamica del potere, non soltanto nell'economia e nella finanza, ma anche nella politica. Lei ha diretto moltissimi giornalisti, molte firme importanti. Qual è stato il giornalista più difficile da dirigere e il ricordo più difficile legato a questo? Insomma, io ho avuto l'onore e il privilegio di essere direttore di tanti straordinari personaggi, da Montanelli a Biagi, da Oriana Fallaci a Tiziano Terzani e tanti altri, insomma. Credo che il rapporto più intenso, più difficile, più conflittuale sia stato quello con Oriana Fallaci, che scrisse per il Corriere della Sera La rabbia e l'orgoglio, che poi era una lettera indirizzata al sottoscritto, insomma. Oriana è stata un grandissimo personaggio del suo paese, una grande testimone della storia, una persona, una scrittore, una scrittrice. Lei non voleva essere chiamata scrittrice, insisteva perché la si chiamasse scrittore, che ha cercato di interpretare il suo tempo con delle visioni profetiche e con una capacità che è propria dei grandi scrittori, di capire le linee che stanno sotto la superficie degli avvenimenti e di interpretarle con parole che arrivano direttamente al cuore delle persone. Pensando alla sua carriera, c'è qualcosa che non rifarebbe o che rifarebbe in maniera diversa e affronterebbe in maniera diversa anche dal rapporto con Oriana Fallaci, ad esempio? Ma sono molte le cose che forse non rifarei o che cercherei di fare in maniera diversa. Questo mestiere è un mestiere bellissimo, affascinante, però disseminato di trappole, perché il giornalista non ha il diritto all'astensione, non può dire un giorno io non scrivo, non pubblico il mio giornale o un'edizione di Sanremo News perché forse non è convinto e non è sicuro delle proprie fonti. Lo deve fare. Questa è una differenza notevole che va apprezzata rispetto ad altri mestieri e ad altre professioni che hanno il diritto all'astensione, noi non ce l'abbiamo. E a volte siamo costretti a buttarci così, anima e corpo, sugli avvenimenti, a cercare di capirli e forse ci accorgiamo qualche volta di averli capiti in maniera parziale e aver dato qualche interpretazione anche fuorviante. Io credo, e lo dico specialmente nell'era del web, che rappresenta un grande passo avanti per la democrazia informativa, ma che è certamente disseminata di ostacoli. Io credo che riconoscere i propri errori e avere un rapporto onesto, affidabile con i propri lettori, con i propri utenti, con i propri navigatori, sia il modo per farsi apprezzare e credo che sia anche un modo per creare un legame molto particolare, che è un legame straordinario che forse noi non valutiamo appieno, che è quello tra chi fa un giornale e chi lo legge. Ed è un rapporto che si rinnova ogni giorno, nel caso di un sito come il vostro, ogni ora, ogni minuto. Non è facile, non sono cose che accadono molto facilmente e questo carica di responsabilità chi fa i giornali. Lei ha visto cambiare il giornalismo, è cambiato in questi anni, ma c'è qualcosa, ci sono delle regole che sono basilari, che devono essere seguite, che andavano seguite anni fa e che sono importanti ancora oggi. Cos'è essenziale per un giornalista? Sono cambiate le tecnologie, ma le regole non sono cambiate. I fatti sono i fatti, vanno descritti con competenza, con passione, con capacità di scoprire anche quelle che sono le linee sotto la superficie, con l'onestà di confrontare opinioni differenti. C'è un motto del giornalismo anglosassone che credo che valga ancora, che si traduce in questo modo, cioè accuratezza e credibilità, accuracy and fairness. E io credo che ancora di più, oggi che abbiamo la possibilità di informarci, avendo a disposizione tanti strumenti che si possono attivare con grandissima facilità,
ci vuole qualcuno che però selezioni, ci vuole qualcuno che ti dia il senso degli avvenimenti, qualcuno che tuteli lo spirito critico, la capacità di informarsi senza diventare sudditi e tuteli alla fine la nostra condizione di cittadini.